L'8 settembre è il giorno in cui la Chiesa celebra la nascita di Maria, Madre di Cristo, una data importante per i lancianesi che sono soliti organizzare la sfilata dei donativi con carri allegorici che riproducono scene di vita contadina. Tutto annullato nel 2020 a causa delle norme anticontagio per arginare la pandemia da coronavirus. L'arcivescovo di Lanciano Ortona, Emidio Cipollone, ha celebrato la messa pontificale nella Cattedrale della Madonna del Ponte per onorare la ricorrenza vissuta da non più di 123 fedeli. Gli altri, a causa dell'accesso contingentato, hanno dovuto assistere dal sagrato della Basilica. Il clima nel quale abbiamo celebrato sembrava quasi surreale. Nessun rumore, nessuna voce, nessun canto, nessuna musica, nessuna cosa offerta nel nome della Madonna perché diventasse lode a Dio e carità per i fratelli. Però forse questa occasione ci fa riflettere su una cosa ancora più importante e fondamentale, che ciascuno di noi deve diventare dono. Dono per Maria, dono per il Signore e dono per i fratelli e le sorelle. Riscoprendo il nostro essere figli di Dio, quindi la logica della gratuità, e diventando generativi nella fiducia reciproca e nella fiducia verso il Signore, che sicuramente dopo questo tunnel tornerà a farci vedere la luce. L'8 settembre si celebra Maria Bambina, la Natività di Maria. Sì, la Natività di Maria, di cui i Vangeli non ci danno traccia. Nel giorno in cui celebriamo la nascita di Maria, ci viene raccontata la nascita di Gesù, perché anche la nascita di Maria, come ogni nascita, trova il suo fine, il suo significato profondo proprio nella nascita di Gesù, il Salvatore del mondo. Per cui lei è nata, è stata bambina come noi, è cresciuta come noi, è diventata adulta, capace di leggere dentro la volontà di Dio e di realizzarla nella sua esistenza, proprio dicendo quelle poche parole che tutti quanti noi conosciamo: avvenga di me secondo la tua parola, sono pronta ad essere la serva del Signore. I prossimi appuntamenti importanti con il calendario religioso di queste feste di settembre Sui Generis sono la celebrazione del 14 mattina alle 4:30 in cattedrale e la messa solenne del 16 in onore della patrona della città alle 18:30 all'aperto in piazza Plebiscito, ma senza, sottolinea l'arcivescovo Cipollone, la tradizionale processione. Anche se non ci potranno essere in grande i fuochi di artificio, però la Santa Messa delle 4:30 la celebriamo lo stesso ed è quella che aprirà le nostre feste, che troveranno il loro culmine proprio nella celebrazione in piazza Plebiscito, nel rispetto delle distanze di sicurezza, ma con un po' più di partecipazione del popolo, proprio per rendere onore alla Madonna Regina del popolo frentano e attraverso di lei al Signore della vita.